Ciao a tutti e bentornati qui su Fanat Gogo Reloaded. Quest'oggi della serie Smonta che ti passa, smonterò questo telefono Brondi, lo apriremo del tutto. Funzionava e siccome oggi, a differenza degli altri video, ho fatto questa introduzione alla fine, è stato rimontato e comunque continua a funzionare, quindi una buona cosa, insomma, non sono riuscito a non sfasciare quello che smonto, tanto per cambiare, diciamo. Vi lascio quindi alla visione del video, ciao, alla prossima. Eccoci qua, questo è un Brondi, andremo a smontare questo e funziona, ha i tasti giganteschi, non è connesso, ma se è connesso, lo connetto, funziona. E ci si può telefonare tranquillamente, c'è anche il via voce, c'è il display, ci sta tutto. Ho smontato perché ho levato precedentemente le viti, quello che si vede sopra in alto è il display, seguito dall'altoparlantino per il viva voce con la scheda con tutta l'elettronica, che noi adesso andremo a smontare più là, perché qui, come vedete, questa elettronica qua con questi led alla fine non è altro che la pulsantiera che noi adesso andremo a smontare, che è collegata appunto al display quando digiti le cifre. Quindi noi adesso andremo a smontarla. Questo è come si presenta dietro, così vediamo i contatti appunto per la pulsantiera. Se si chiama tastiera, pulsantiera, vabbè. Tolte le viti, possiamo anche sollevarla piano piano, ok. E come vedete, qui ci sono tutti i contatti relativi alla posizione dei vari tasti alfanumerici, insomma numerici. Quando si clicca vengono toccati questi quadratini, si fa il contatto e si crea appunto il digit. Rimontiamolo, e questo è come si presenta all'interno. Ok, adesso l'abbiamo rimontato, come vedete è molto semplice, c'è poca elettronica dentro, 2-3 schede, insomma è quello che è. Allora, io l'ho rimontato, è incredibile, funziona ancora. Ecco, fatemi togliere i cacciaviti. Funziona, ma non funziona più il display dopo che l'ho smontato. Qui c'è il viva voce. Ecco il viva voce. Come vedete funziona, addirittura qui ci sono anche i led accesi. Informazione gratuita, il numero selezionato è inesistente. Se stai cercando... Ah no, il display funziona, eccolo! Info e costi su www.12.5. È molto chiaro. Però funziona, ragazzi, funziona. Sono riuscito comunque a preservarlo dal guasto totale dopo lo smontaggio. Ci sono riuscito. Va bene, grazie a tutti per la visione, al prossimo video. Ciao a tutti.